Carissimi, celebriamo oggi la solennità liturgica del nostro fondatore San Francesco di Paola. Ringraziamo la Santissima Trinità che ha voluto donarci un così grande esempio di luminosa santità che ha illustrato durante i secoli la nostra terra di Calabria e l'intera Europa con le sue virtù e il suo insegnamento. Questa mattina la nostra presenza in questo santuario testimonia ancora una volta l'amore profondo che lega la nostra regione al suo santo patrono, definito da San Giovanni XXIII luce della Calabria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, i calabresi si affidarono a San Francesco di Paola per ottenere dal Signore protezione e conforto. Terminato il conflitto, si constatò che le persone e le cose non avevano subito gravi danni e come segno di gratitudine al santo venne realizzata la lampada votiva che vediamo dinanzi l'immagine dello stesso santo, alimentata di anno a turno dai comuni della Calabria e quest'anno direttamente dal presidente della nostra regione. Questo momento pertanto rinnovi in ciascuno di noi l'invito e l'impegno concreto di crescere nella santità, che come dice Papa Francesco è il volto più bello della Chiesa. Mettiamoci in atteggiamento di ascolto, creando un clima di silenzio e di raccoglimento. Porge il suo saluto il signor sindaco della città di Paola, avvocato Roberto Perrotta. Eccellenze reverendissime, reverendissimo padre generale, molto reverendo padre provinciale, gloriosa comunità dei minimi, signori parroci, signor prefetto, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e delle associazioni, a voi e ai devoti presenti porgo il saluto deferente e grato della città di Paola, che è fiera di essere la città di San Francesco. Da questo santuario, così familiare e così suggestivo, elevato proprio 100 anni or sono a Basilica Minore, un saluto particolarmente affettuoso vorrei inviarlo ai paolani che sono a casa, a quelli che si trovano altrove e a tutti i calabresi, in special modo a coloro che vivono situazioni di sofferenza fisico o morale. A tutti giungo il confortante tepore di questo luogo santo che nel tempo ha saputo essere non solo il rassicurante custode di ogni segreto, ma soprattutto il posto ideale nel quale ricercare l'unico miracolo di cui si ha davvero bisogno, quello della rigenerazione e della ripartenza, ossia quello che ci fa accettare con serenità i diversi eventi della vita. Proprio lo scorso 4 maggio abbiamo avuto la riproposizione del miracolo, perché una donna ancora giovane, entusiasta del suo ruolo ma consapevole del peso e dell'affanno, ha rivolto a San Francesco a nome di tutti i calabresi un saluto intriso di struggenti significati, e quel suo sorriso dolce e malinconico che da lì a poco sarebbe svanito ognuno se lo porta nel cuore. Ciao Presidente Iole Santelli. Ti abbiamo conosciuta e ti abbiamo apprezzata, e pur con i nostri limiti cercheremo di trasfondere nel nostro agire la tua passione e il tuo fervore. Siamo sicuri che quel santo, sempre invocato,
avrà provveduto nel modo più opportuno e giusto, dando anche a te ristoro e pace e a quanti rimangono consolazione e conforto. Oggi ci ritroviamo, forse siamo più stanchi e più provati, certamente però anche più determinati dal momento che le sfide di questo tempo non ammettono cedimenti o diserzioni. Dobbiamo continuare moltiplicando sforzi e fatiche e siamo speranzosi che il presidente Spirlì, che saluto e ringrazio, si confermi un traghettatore capace di non deludere le aspettative dei calabresi. Quando lo abbiamo chiamato ha risposto positivamente, anche intervenendo di persona, come nel caso dell'ospedale, e perciò confidiamo nella sua caparbietà affinché qualche questione rimasta irrisolta trovi adeguata soluzione. Altre problematiche già rappresentate riguardano proprio questo luogo e la possibilità di accesso e di fruibilità. Altre ancora interessano il piano di investimento nazionale, su cui chiediamo sin da ora prese di posizione ben precise, anche da parte del signor Presidente della Provincia, che saluto in amicizia, e di tutti i rappresentanti politici, affinché si scongiurino decisioni scellerate e illogiche. Infine, altre tematiche trattate riguardano ulteriori ipotesi di sviluppo relativa a Paola e ad altri comuni, con i quali si condividono aspetti legati alla vita del santo. Proprio queste proposte sono state anche oggetto di presentazioni in apposite conferenze, sia in Regione che nel Senato della Repubblica. Ed io ringrazio chi ci ha dato ascolto, accogliendo e sostenendo la bellezza delle idee. Questo è il momento delle scelte, nelle quali le valutazioni di carattere sanitario devono accompagnarsi con quelle in grado di combattere l'emergenza sociale ed economica. Ma nel frattempo l'urgenza è proprio quella di scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze evitabili della pandemia. Non a caso, pochi giorni or sono, i sindaci, che saluto assieme alle loro comunità, si sono ritrovati davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza per esprimere solidarietà a tutto il comparto sanitario che in maniera eroica sta fronteggiando l'emergenza dovuta al Covid. Proprio per alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario ormai allo stremo e per garantire risposte più puntuali sono state sollecitate alcune soluzioni. Bisogna riaprire gli ospedali, bisogna rendere operativi i reparti già pronti, bisogna procedere nelle assunzioni, bisogna consentire lo svolgimento sereno e proficuo della campagna di vaccinazione. È giusto segnalare che ci sono miglioramenti in corso. Anche a Paola si sono visti i risultati e altri si stanno percependo, grazie allo straordinario sforzo dei medici e degli infermieri. Di tutto questo ringrazio chi si è assunto l'onere delle decisioni, chi sta lavorando in maniera indefessa e chi sta svolgendo il suo ruolo, proprio come il nostro consigliere di Natale, assumendo posizioni nette e coraggiose. Non vanifichiamo questi sforzi con atteggiamenti inutili e prevaricatori, prolunghiamo l'essenza di questo 4 maggio e aiutiamo chi ci aiuta, predisponendoci nella maniera più giusta e collaborativa. I vaccini ci sono, gli operatori sanitari assolutamente disponibili e prodighi pure, bisogna soltanto attenersi alle disposizioni per aspettare il nostro turno con pazienza ed umiltà, proprio come ci insegna San Francesco. Quella lampada che fra poco verrà accesa, spero rischiari ogni mente e diradi ogni nube, in modo che ognuno si convinca della necessità di arrivare insieme al traguardo. Qualcuno ha scritto: nessuno si salva da solo. Qualcun altro ha aggiunto: chi corre da solo arriva prima, chi cammina insieme arriva lontano. Anche per questo, per procedere e vigere insieme, dobbiamo unire forze, energie e sentimenti. Dobbiamo farcela, mai come in questo momento, superando ogni steccato, privilegiando tutto ciò che ci unisce e ricordando sempre il lascito preziosissimo e a volte doloroso che ci sovviene da chi in qualunque modo ha legato la sua esperienza umana alla nostra. Dobbiamo farcela, anche per chi ha dovuto lasciare la Calabria e da lontano continua a guardarci con interesse e partecipazione. Uno di loro, Tony Brusco, un nostro concittadino emigrato in America, in un'intervista ha dichiarato: è più facile togliere un calabrese dalla Calabria e non la Calabria da un calabrese. Ecco, a volte dimentichiamo un aspetto essenziale. La Calabria non è solo nostra, ma è soprattutto di chi, partendo, l'ha aiutata a migliorare e a progredire. Dobbiamo farcela per i nostri ammalati,
per quelli che si trovano in terapia intensiva, per quelli che non ci sono potuti arrivare, per quelli che sono rimasti in ambulanza, per tutti loro noi ti preghiamo, caro San Francesco, affinché la tua mano misericordiosa conceda conforto, pace e sollievo. Allo stesso modo dobbiamo farcela per chi vive momenti di diversa difficoltà e per le tante persone di buona volontà che, malgrado le paure e le ristrettezze, si sono spese per alleviarne sofferenze, dolori e disagi. A tal proposito vorrei rivolgere anche in questa occasione un saluto carico di gratitudine ai medici, al personale sanitario, al 118, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, alla protezione civile, per il grande servizio reso a tutela della salute pubblica e della civile convivenza. Con eguale emozione voglio esprimere sentimenti di riconoscenza per il santuario, per le istituzioni religiose, per le associazioni di volontariato, per tutti i paolani che anche da lontano si sono fatti carico delle necessità altrui. Ne approfitto per rivolgere le mie felicitazioni al carissimo Don Bruno per il nuovo e prestigioso incarico di vicario episcopale per la pastorale sociale e per ringraziare il nostro arcivescovo per la benevolenza con cui guarda la nostra città. In questa contingenza, tanto drammatica quanto imprevedibile, questa rete di protezione che subito si è creata è stata decisiva per infondere fiducia. Io vi ringrazio dal profondo del cuore, così come ringrazio il Vice Sindaco, gli assessori, l'intero Consiglio Comunale ed i vari uffici nelle diverse articolazioni per la disponibilità e la collaborazione. Grazie Paola, hai reso tutto facile, sei stata magnifica e hai confermato come al solito. Di essere un paese straordinario. Con il tuo cuore solidale aperto ci sei stata sempre per dare con discrezione e delicatezza il tuo supporto e il tuo aiuto. Adesso dobbiamo andare avanti, percorrendo con prudenza e cautela la strada della ripresa. Anche in questo possiamo essere bravi e con qualche semplice e diretto accorgimento possiamo aiutare i nostri concittadini, i nostri commercianti, i nostri imprenditori ed i nostri artigiani a superare questo momento di crisi. Dobbiamo essere bravi, dobbiamo adoperarci affinché questa nostra società sia capace di aspettare e non solo di accelerare, sia capace di includere e non di emarginare, sia capace finalmente di premiare il merito e di riconoscere il bisogno. Dobbiamo farlo soprattutto per i nostri giovani che, malgrado lo straordinario impegno dei genitori, dei dirigenti, dei docenti e del mondo della scuola, porteranno i segni di questi tempi come cicatrici nelle loro anime e hanno quindi tutto il diritto di pretendere dedizione, imparzialità e giustizia. Se aiuteremo a barare nella corsa della vita, se alimenteremo fenomeni di corruzione, se favoriremo casi di inquinamento delle istituzioni, commetteremo nei confronti dei giovani il reato più grande, perché avremo ucciso la speranza e vilipeso la fiducia. Pensiamoci ogni volta che assumiamo una decisione. Essa non incide solo sulle nostre esistenze, ma finisce con l'influenzare i destini e i comportamenti altrui. Questo è il pensiero assiduo che ci deve accompagnare, soprattutto quando la memoria ci riporta a chi ci ha lasciato, a chi ha perso la sfida col Covid, a chi ci ha preceduto nell'incontro con Dio, a chi ha dovuto subire anche nell'ora finale la mortificazione della solitudine. E solo la certezza della tua vicinanza anche in quel momento ha significato, caro San Francesco, una sorta di consolazione che non lenisce però i nostri rimorsi ed i nostri sensi di colpa. Anche per loro dobbiamo sognare una Calabria migliore, che assomiglia a quella descritta da Leonida Repaci. Egli immaginava che il giorno in cui doveva creare la Calabria, Dio era talmente certo di farne un capolavoro da rimanerne convinto, nonostante i guasti compiuti dal maligno. Infatti alla fine della sua opera il poeta fa dire a Dio: questi mali e questi danni non impediranno alla Calabria di essere come io l'ho voluto, solo che la sua felicità sarà raggiunta con più dolore. E conclude con questa frase: si sbrighi a far giorno che la notte è passata. Ecco, caro San Francesco, aiutaci a comprendere che la durata di ogni notte dipende anche dal nostro atteggiamento e che non esiste una notte tanto lunga da non meritare l'alba. Aiutaci, San Francesco, ad avere il coraggio di parlare, di agire, di soffrire, di accettare l'offesa e di non ripagarla, di saper pronunciare le parole che cambiano il corso di ogni rapporto,
grazie e scusa. Aiutaci, San Francesco, a riappropriarci della nostra calabresità migliore, quella che impedisce la ripetizione ottusa dello stesso errore, quella che esalta il valore della parola data, quella che crede nella bellezza del lavoro e dell'impegno, quella che ci esorta ad essere testardi nella visione e flessibile nei dettagli. Grazie, San Francesco, per averci fatto capire la fragilità del nostro vivere. Molte volte ci siamo sentiti onnipotenti e bastevoli, ma eravamo soltanto stolti e presuntuosi. Ora è il momento, come ci ha detto Roberto Vecchioni, di percepire questa pandemia come un avviso alla nostra mediocrità. È il momento di cambiare la combinazione del nostro cuore e di permettere a questa chiave che ti offriamo con amore e gratitudine di compiere anche per noi il miracolo della rigenerazione e della ripartenza. Speriamo, caro San Francesco, di aver imparato qual è la direzione giusta, perché non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Speriamo di saper ricominciare e di aver compreso finalmente il segreto per navigare nel mare della vita. Sarà bello, superata l'ansia e la trepidazione, poterci riabbracciare e darci appuntamento al prossimo anno, quando potremo ancora dire con forza e convinzione «U 4 maggio, ama sta tutta Paolo». Oggi ti possiamo ripetere, quando ti rivedremo nella tua città, grazie San Francesco per averci tenuto compagnia nell'ora più buia, che è sempre quella che precede il sorgere del sole. Viva Paola, viva la Calabria, viva San Francesco. Ora il signor Sindaco, a nome di tutti i paolani, reciterà l'atto di affidamento al Santo Patrono, seguirà la consegna delle chiavi della città. Ci mettiamo in piedi. O San Francesco, gloria e splendore della nostra città, palpito e letizia della nostra vita, in questo momento solenne in cui nella tua effigie più sensibilmente ti avvicina alle nostre case, alle nostre anime, con lo slancio del cuore ti veniamo incontro per dirti il nostro amore e con tutta la fede nostra ti offriamo le chiavi d'oro della città che è tua. Paolo è tuo, Santo, perché ne sei il figlio più grande e più illustre, e l'hai resa celebre in tutto il mondo. È tuo perché ne hai santificato con la tua presenza angelica le contrade e le campagne, i boschi, i fiumi, il cielo e il mare. È tua perché l'hai sempre protetta nelle case e nei cittadini, in tempi di pace e di guerra, di prosperità e di miseria, di lutto e di gioia. È tua perché ne hai custodito la fede e la moralità, hai benedetto le famiglie, le culle e i focolari, hai fatto fiorire le virtù più belle sulla scia del tuo grande esempio. O Padre Santo, o protettore incomparabile, continua a stendere la tua mano benedicente sui nostri figli, che crescono con il tuo nome sulle labbra, sul nostro lavoro, che con la prosperità ed il benessere ne assicuri l'avvenire, sui nostri aneliti di bene, sui nostri propositi di giustizia, sulle nostre ansie e sui nostri tormenti. Benedici i vicini di lontano, gli emigrati in terra straniera per assicurare il pane ai loro figli, che ti ricordano certamente con tanta nostalgia. Guarda e proteggi la gioventù studiosa, gli artigiani e i contadini, i professionisti, il clero, l'intero popolo cristiano. Nelle tue mani affidiamo le chiavi della tua città, perché tu ne sia sempre l'angelo tutelare, per difenderla da ogni calamità, da ogni sciagura, da ogni insidia, da ogni male. Entra nelle nostre case per assiderti nelle nostre mense frugali e benedire i doni della provvidenza divina, per avvicinarti agli infermi e dar loro il conforto del tuo sorriso e della benedizione miracolosa, per prendere nelle tue mani le mani degli sposi e tenerle unite nella concordia, nell'amore e nel sacrificio, per stare accanto agli anziani e sostenerli nella loro saggezza. Tu,
o vegliardo dallo sguardo dolce, dal cuore immenso, dallo spirito fulgente di carità. Francesco, passa per le nostre vie, porta in ogni angolo il tuo sorriso, la tua luce, il profumo della tua santità. Prendi possesso ancora una volta dei nostri nidi d'amore, prendi possesso per sempre dei nostri cuori. Francesco, te acclamano le nostre lingue, a te inneggiano i nostri canti, a te si innalza il nostro grido di gloria, di venerazione, d'amore. Viva San Francesco! Seduti.